Quando in un bacio mi chiese un cuore, le diedi un cuore, perdetti un cuore. Da allora, quante monete d'oro, questi occhi ne hanno. E soprattutto perché Claudio Villa non morirà mai, perché Claudio Villa è parte di noi, è parte della nostra storia. Quindi andiamo pure in onda con l'intervista. Meglio per tutti se te ne vai, se te ne vai con lei. Stasera almeno uno di noi non amerà metà. Vai, ti prego, vai, non farla più aspettare e salutala per me. Io le auguro di cuore che non le succeda mai quello che è successo a me. Senza un'ombra di pietà, come l'acqua del torrente che travolge e se ne va. Che d'arsura fai bruciare come l'acqua del torrente, solo tu puoi dissetare. Sei come l'acqua che mi sfiora.
ancora nel passato, ma tra le braccia non ti posso imprigionare, come l'acqua del torrente che nessuno può afferrare. Dovunque andrai ti seguirò, ti perderai ed io con te mi perderò. Tutta sfolgorante la vetrina, piena di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina, tra lo sfolgorio di quei lumi, comanda signora, cipria e colori a cotì. Mamma, amore, mora la bambina, pieni di pianto agli occhi per la tua piccolina, non compri mai balocchi, mamma, tu compri soltanto i profumi per te. Ella nel salotto profumato, ricco di cuscini di seta, porge il labbro umido al peccato, mentre la bambina indiscreta dischiude quel nido pieno d'odor di cotì. Mamma, amore, mora la bambina, pieni di pianto agli occhi per la tua piccolina, non compri mai balocchi, mamma, tu compri soltanto i profumi per te. Esile agonizza la bambina, or la mamma non è più in grata, corre a vuotare tutta la vetrina per la sua figliola malata. Amore mio bello, ecco i balocchi per te. Grazie, amore, mora la bambina, toccare quei balocchi, ma il capo già reclina e già socchiude gli occhi, piange la mamma pentita stringendola al cuore. Veramente incantevole, non è come nel settentrione per dividere l'Italia, però veramente il meridione merita di più, perché ci hanno più cuore verso le persone, incontrano le persone per strada, si fermano, chiedono, invece nel settentrione no, camminano, non ti guardano neanche in faccia, ma il meridione veramente merita di più, merita di essere riconosciuti quelli che, il cuore che c'ha in meridione e il cuore che c'hanno nel settentrione, perché il meridione è più sofferto, conosce di più che cos'è il lavorare, conosce veramente più dai vicini i problemi, diciamo, e cercano di stare vicino gli uni con gli altri. Noi ringraziamo veramente tutti, veramente la Calabria è quella che è. Vi ringrazio e vi saluto. Da parte mia, che sono anche io un calabrese, quindi la signora
ha detto semplici parole con cuore veramente verso i calabresi, i telespettatori calabresi, e quindi la ringrazio io da parte vostra, da tutte quante, delle sue belle parole che ha detto verso... Voi certamente conoscerete, cantatela insieme a me! Oh! Giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine libertà, son padrone ancor della mia vita, e goderla voglio sempre più, e l'ha maggiorato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianto, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo. Sempre più spesso la commedia dell'amore la tua donna recitarti fa, tu diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà, sul terzato scende giù la tela, finalmente torna la realtà e la tua commedia dell'amore in una farsa trasformata sarà. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più dolore. Di grande amore nei confronti di questo uomo che da solo vi ha raccontato com'era. Ora è vero, perché tutti abbiamo amato moltissimo Claudio Villa. Claudio Villa non c'è più. Prima di parlare di lui, però, vorrei dire che tutti noi siamo molto vicini a Patrizia, sua moglie, alle sue bambine, a suo figlio e a tutta la famiglia di Claudio Villa. A noi ha concesso, non più tardi di un mese fa circa, un'intervista e ci pare doveroso ricordare la sua voglia di vivere, la sua grinta, la sua forza, facendovi rivedere appunto la sua immagine più recente, e soprattutto perché Claudio Villa non morirà mai, perché Claudio Villa è parte di noi, è parte della nostra storia. Quindi andiamo pure in onda con l'intervista. Meglio per tutti se te ne vai, se te ne vai con lei. Stasera almeno uno di noi non amerà metà. Yeah.
dirò. L'hai voluto tu. Sempre ti dirò, l'hai voluto tu, per sempre ti dirò. Gente del quartiere m'ha visto tante sere al solito balcone a sospirare. Diceva per chi viene, pensava chi vuol bene, ma chi sarà colei che vuole amare? È un cuore amante che puntualmente m'aspetta più ogni sera per sognare. Canto, canto, canto a voce piena la più bella serenata, serenissima sirena. Canto e racconto il sentimento del mio cuore, che il mio amore non avrà tramonto. Ogni sera al sol si pari, io mi presento sulla scena da colpar la mia chitarra e sfogliando il mio rimasto. Piena la più bella serenata, serenissima sirena. La canzone dice che il mio amor non morirà. Canto voce piena e son felice. Da 7 mesi e un giorno io sono qui di turno. Lei timida m'ascolta al suo balcone. La luce vedo accesa, ma la persiana è chiusa e sogna nel sentir la mia canzone. Il vicinato ha reclamato ed io chiedendo scusa canto ancora. Canto, canto, canto a voce piena la più bella serenata, serenissima sirena. Intervistare, dire qualche parolina anche per quanto... Claudio Villa, per voi cosa avete perso? Cos'era per voi Claudio Villa? Ma per me io l'ho conosciuto tramite mio padre, che era il reuccio suo. Poi talmente i dischi dentro casa di Claudio Villa, ho imparato anche io a conoscere questo cantante meraviglioso, che per me era diventato un mito pure per me. Degli anni non 60, ma degli anni saranno stati 40, 50. E tuttora quando qualche cosa fanno in televisione dei vecchi tempi di Claudio Villa mi piace ascoltarlo veramente, perché ancora mi come fosse vivo. Anche per noi mi fa piacere anche sentirlo in televisione, anche che sapendo che è morto. Anche per noi in Calabria la perdita di Claudio Villa è stata una cosa veramente dolorosa. E sentiamo la signora cosa Claudio Villa gli piacevano le canzoni di Claudio Villa? Sì, a me molto. Granata, le canzoni più belle, eh? Cosa vuole mandare un saluto in Calabria anche ai telespettatori di Tele Claudio Villa per quanto riguarda la perdita di Claudio Villa, ecco. Siamo tutti diciamo insieme così con questa perdita, un dolore veramente profondo. Sì, un dolore per tutto il mondo, penso. Per tutto il mondo. Sta qualcuno che l'ha dimenticato, qualcuno un po' meno. Certo. Sentiamo la signorina che diciamo non è della generazione di Claudio Villa. Piccola, per me era bravissimo, perché mi piaceva, vedevo i film, insomma, pure qualche era film. Bravo. E vedevo tutti, quando ha fatto Granata. Granata, sì, corde della mia chitarra, Usignolo, Binario. E beh, per generazione, perché io per mio padre, bravo. Lei per conoscenza genitori. Un amore così grande, ecco. Poi quando ha fatto quella canzone proprio,
è piaciuta a tutti. Quello è bello. E ha fatto successo. Allora, lei si chiama signorina? Angela. Angela. Sì. Adesso vediamo l'altra signorina. Ti chiami? Teresa. Teresa, tu cosa ne pensi delle canzoni di Claudio Villa? Non l'ho mai sentite. Piccola, lei, io ero piccola. Eri piccola. Però nonostante gentilissimi amici di Tele Claudio Villa, come vedete anche giovani, quindi piacevoli canzoni degli anni 60, canzoni popolari di Claudio Villa che ha portato con successo per oltre 40 anni. E quindi abbiamo rimostrato anche queste interviste, queste immagini vicino alla tomba di Claudio Villa. Allora adesso chiudiamo queste immagini e volete fare un saluto anche per la Calabria che vi vedono. Io tutti? Io saluto tutti i calabresi perché c'ho anche mio marito che è calabrese. Anche calabrese, signora. Io saluto anch'io. È di provincia di Catanzaro. Sì, provincia di Catanzaro. Mio marito c'è vissuto in Calabria. C'è sta qualcuno che è parente di mio marito, chi, Pagliaro. Ah, mi molto bene. Volentieri, anche da parte di mio marito. Allora mi fa piacere che queste immagini vengano. La conoscenza di Claudio. Molto bene, quindi sicuramente vi vedranno, è un piacere. Mi pare che una signorina di questa ha detto pure che fa parte, diciamo, della Calabria, no? Sì, sì, io. Io sì. Te? No, io mi marito ho vissuto in Calabria. Io invece sono da Acquaro. E mia suocera ha detto che lei in villeggiatura ci vuole vivere, no, è molto bello. A Catanzaro di che posto? San Pietro a Maida. A San Pietro a Maida. Ma io faccio l'impresario teatrale, io ho fatto la festa a San Pietro a Maida. Sì, certo. Mio marito è di là. Sì, 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 ho messo l'illuminazione. Colgo l'occasione da salutare tutti i parenti. Ecco, mio marito. È una buona occasione, veramente. Benissimo, allora mi pare che non abbiamo altro da dire, vero? Allora salutate tutta la Calabria che vi vedranno con tanto entusiasmo. Tanto, saluto a tutti e tante belle cose. Buongiorno, tristezza. Io non sapevo lusinghe d'amore, canzoni d'amore, veleni d'amore. Quando in un bacio le chiesi un cuore, mi diede un cuore, perdetti un cuore. Ed allora quante monete di no, mancan 10 giorni all'avvenimento, tu mi devi far contento, non devi dir di no. Grazie, signor, figurati, cara, del ballo che voi date in mio onore. Voi siete il mio sovrano ed il mio amore, e con immensa gioia interverrò. Vorrei vedere. E grazie ancora per la collana 12 diamanti, la metterò qui al collo e tutti quanti ammireranno il vostro bel cadeau. Voi siete deliziosa con queste fossettine, e se c'è qualche screzio voi fate due moine, e tutto si conclude con la parola fine.